Noi siamo convinti che, ripeto, salvo rari casi di inciviltà, ma veramente di rari casi oggi si tratta, perché a questo punto anche nelle strade del territorio riusciamo a presentare le nostre zone, il nostro paese sempre ordinato e pulito, e raramente vediamo dei sacchettini abbandonati, come invece possiamo vedere nel resto della provincia, dove ci sono zone di vere e proprie discariche. E questo noi riusciamo a recuperare a questo fatto anche grazie a un cantiere che abbiamo avviato per tenere pulito il nostro territorio, in sostituzione del vecchio progetto che aveva fatto la Regione Sardegna, che si chiamava Sardegna Fate Bene, che poi purtroppo non è stato rifinanziato. Noi, per sopperire alla mancanza di questo cantiere, abbiamo realizzato un cantiere occupazionale, e grazie a questo abbiamo la possibilità, sia durante il periodo invernale, ma l'abbiamo avuta ancora di più, e ne abbiamo potuto beneficiare tutti quanti durante il periodo estivo. I grandi risultati ottenuti per quanto riguarda la raccolta differenziata ci fanno ben sperare ulteriormente. Noi l'anno scorso siamo arrivati quarti come Comune Recicloni. Confermando questi dati, abbiamo la speranza davvero di riuscire a scalare quella classifica e poterci posizionare, perché no, al primo posto di quella classifica. E la cittadinanza antiochense merita di raggiungere questo traguardo, perché si è dimostrata negli anni, a partire dal 2007 fino a oggi, molto, ma molto sensibile riguardo al tema dei rifiuti, la raccolta dei rifiuti e la raccolta differenziata. Se riusciamo tutti quanti ad avere questo risultato, dimostriamo che una volta tanto Sant'Antioco viene preso come esempio dal resto d'Italia, non dalla provincia, ma dal resto d'Italia. E queste sono iniezioni di fiducia che fanno bene alla popolazione, perché dimostrano solo una cosa: che anche noi antiochensi, quando vogliamo fare le cose, le facciamo, e le facciamo bene. E per quanto riguarda la raccolta differenziata, oggi siamo nella condizione di dare dei consigli a tanta gente, a tanti comuni nel Sulcis, e porci come esempio per l'Italia anche, e questo ci fa tanto piacere. Grazie.